mi auguro di poter arrivare al traguardo e di tagliare il nastro di quella che sarà l'area di risulta completamente riqualificata, con un parco tematico di circa 7 ettari, con 2.500 parcheggi, con una hub della mobilità importante che tenga conto anche delle nuove concezioni di viabilità e anche dei mezzi elettrici, autobus, biciclette, monopattini, ma tenga anche conto della nuova concezione economica e commerciale di un discorso della next generation, tutto legato alla digitalizzazione 4.0 e 5.0. Ecco, quell'area deve diventare altro e deve diventare il cuore pulsante di Pescara, e questo sarà perché sarà anche il cuore pulsante dell'Abruzzo. Noi abbiamo avuto un'interlocuzione diretta con la Regione, qui ringrazio il Presidente Marsilio e il Presidente Sospiri perché hanno aumentato la disponibilità economica per l'intervento che è fondamentale per la città di Pescara e per la Regione Abruzzo. Quindi oggi abbiamo già una disponibilità di una somma che è pari alla metà della somma necessaria per fare tutto l'intervento. Abbiamo coinvolto la Fondazione Pescara Abruzzo e qui ringrazio il Presidente Mattoscio che è sempre pronto a intuire le novità che lui ha colto al volo. Quindi ci sono dei processi che abbiamo avviato che hanno cambiato quel progetto, e oggi questo progetto lo vediamo anche in una possibilità di un intervento totalmente pubblico, perché stiamo avendo interlocuzioni con la BEI e con la Cassa Depositi e Prestiti per capire se questo progetto può essere finanziato totalmente dal pubblico oppure se dobbiamo ricorrere al privato, ma in questo caso ricorreremo a un bando in cui il privato sia molto meno impattante rispetto a quello che era il progetto del centrosinistra. Quindi andiamo verso una nuova dimensione, che è la dimensione che noi ritenevamo giusta, e per questo abbiamo contrastato quel progetto passato, ma di quel progetto abbiamo preso la parte migliore che ci serviva e proseguiamo in un percorso amministrativo che ci porterà alla conclusione e finalmente alla realizzazione dopo tantissimi anni.